Oggi nella cucina della redazione di Cook proviamo a preparare il pollo arrosto di Olia Hercules. Chi è Olia? È una food writer di origine ucraina che vive a Londra, dove ha lavorato con dei mostri sacri come Jamie Oliver, Yota Mottolenghi e insomma, mettiamoci all'opera. Gli ingredienti: un pollo da circa 1,4 kg, sale marino, pepe nero, 150 ml di creme fraiche, prezzemolo, aneto e aglio. Come prima cosa preriscaldiamo il forno. E adesso tagliuzziamo prezzemolo, aneto e aglio. Ci tagliuzziamo anche due dita così. Mettiamo tutte le erbe e l'aglio dentro una ciotola. A questo punto nella ciotola mettiamo la creme fraiche. Mettiamola tutta nella ciotola. Raschiamo un pochino in maniera fastidiosissima. Molto fastidiosa. Ora, fatto ciò, non ci resta che frullare il tutto con un frullatore a immersione. Adesso aggiungiamo del sale abbondante, cerchiamo di non lasciare grumi. A questo punto la salsa è pronta, ci manca di aggiungere un po' di pepe a piacere e non ci resta che mischiare tutto un pochino. A questo punto la salsa è pronta, la mettiamo da parte. E adesso teglia. Aggiungiamo un filo d'olio e adesso mettiamo il pollo nella teglia. E lo copriamo con la salsa che abbiamo appena preparato. Mettiamo la salsa sul pollo, ma teniamone un po' affinché ci sia dopo per guarnire. E ora andiamo un po' a spalmare la salsa. La salsa è un po' dappertutto. A questo punto ci laviamo le mani, che è il caso, dopodiché mettiamo a marinare il pollo nel frigorifero per tutta la notte oppure per 2 ore a temperatura ambiente, sempre coperto con la carta stagnola. Passata la notte lo inforniamo. Passati 45 minuti togliamo la carta stagnola, così da far rosolare bene il pollo. Facciamolo cuocere ancora per 20 minuti. Finalmente il pollo è pronto, impiattiamolo. Guarniamolo con un po' di salsa che abbiamo tenuto da parte. Il pollo arrosto di Olia Hercules preparato oggi nella cucina di Cook è pronto. Thank you.